Parlando di lei con Paolo Genovese, mi diceva una delle cose più belle di Toni Servillo è che conserva ancora l'entusiasmo dopo una lunga esperienza di attore. Allora volevo sapere se è così, perché è così, come fa a trovare ancora questo lavoro come un gioco, nel Lo vorremmo sapere senso. tutti, Tony, per Ma favore, illuminaci. come sue, gioco No, sue. non ho ricette, non ho la verità, non è sempre così, devo dire, non è sempre così. Credo per qualsiasi lavoro, non solo il nostro, anzi noi poi facciamo un lavoro anche da privilegiati, perché è un lavoro che ci consente varietà della vita, degli incontri, divertimento, affetto. E non è così per tutti i lavori, però insomma non è sicuramente in questa circostanza la novità di fare un personaggio mai fatto. Uno cerca delle difficoltà perché attraverso le difficoltà poi misura il grado di passione che tu investi in quello che fai, no? Perché più è difficile, più non l'hai mai fatto e più sei incuriosito, no? E vuoi tentare il risultato. Non mi era mai capitato di fare un personaggio che viene da un altro mondo, che non è esattamente un angelo perché si chiama uomo, e però questa sua dimensione ultraterrena, stemperarla in una dimensione molto, 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 davvero molto umana, fatta di compassione, di pietà, di sapersi mettere in ascolto. E questa opportunità che offre a queste quattro persone che mette insieme di far coincidere l'ultimo giorno della loro vita con il primo, cioè di non, di riflettere sull'opportunità di farla finita o meno, lo fa, senza miracoli, senza, con qualche trucco, ma senza avere la verità in tasca e soprattutto bussando delicatamente alla porta chiedendo il permesso, con molto pudore. Anche se poi giustamente si sente dire dal personaggio di Valerio che ti dà il diritto di entrare nella vita degli altri, e dire, ma lui non pontifica, no? Suggerisce, poi c'è una linea narrativa molto bella che non svelo per non svelare allo spettatore come la storia si evolve fino alla fine, ma che unisce il personaggio di Valerio, il mio, che è una sorpresa bella del racconto. E quindi fare un personaggio che non appartiene esattamente a questo mondo, ma che però questo mondo sente di averlo attraversato e di poter offrire una possibilità a chi invece non vuole più attraversarlo, è stata una sfida che probabilmente alimenta il gioco, alimenta l'entusiasmo di fare questo mestiere. E Valerio, quando loro incontra, questo gruppo incontra l'uomo, ad alcuni di loro lui riesce a far vedere la propria vita, insomma, da una prospettiva nuova, non a tutti quanti. Ecco, mi domando se nel tuo percorso professionale c'è stato qualcuno che ti ha, non dico risettato, però che ti ha fatto anche vedere questo lavoro sotto una nuova luce. Beh, guarda, paradossalmente sono state più le esperienze negative a farmi vedere questo lavoro sotto una nuova luce che quelle positive. E questa è a dimostrazione di quanto gli ostacoli, no, possono essere sempre delle opportunità, non per cambiare strada, ma magari per allargarsela un po' e sapere che poi quella strada non è fatta solo di quello, ma anche di altro. Quindi penso a due o tre film sbagliati che ho fatto, che ho scelto di fare per motivi non propriamente aderenti a come io accetto il lavoro, no? E penso che quello mi ha fatto meglio quello che andare dentro dei film dove mi trovavo a mio agio perfetto, che poi sono stati film che hanno fatto un percorso felice, eccetera. Quindi poi ne parliamo da soli di questa cosa, ma mi interesserebbe raccontare questo perché è interessante. E poi cominciare sicuramente a fare pure un altro lavoro che è quello di stare dietro la macchina presa. Quello per me è un salto nel vuoto, che però è un cercare di recuperare un entusiasmo che nel nostro mestiere, visto che è un mestiere che si fa
con qualcosa di molto profondo, no? Insomma, non dico con l'anima perché mi fa vomitare l'idea di far passare un messaggio. Sì, però compromettendo una parte forte di sé, se non altro del proprio privato. Insomma, ecco, quando poi il privato magari delle cose le risolvi, magari sto lavoro non ti serve più, capito? E quindi perdi la forza, le risolvi oppure no, le complichi.